non la so, che invece le sa, è di nuovo qua la nostra campionessa. 180.000 euro di ghigliottina. Valeria, allora? Allora? Chi l'avrebbe mai detto? Sì, non l'avrei detto, ma... però è stato bellissimo, è ancora bellissimo, sono qui e sono felice. Peggio di ieri sera? Cioè, nel senso, come tensione, un po' più... Un po' meglio, sì. Un pochino meglio. Sì, sì. Allora, sì. La cuffia, non ti distraggo. No, no. Ti devi concentrare. Andrea Cessa, Mira, nei nostri pensieri la salutiamo, il prof è di là, noi tutti a fare il tifo, se volete anche giocare, lo sapete, ci fate felici. Pronte ghigliottiniste e ghigliottinisti? Valeria, mi dici tu, altrimenti non parto. Parti. Parto, ciao. Estate. Oppure puoi scegliere inverno. Estate. Ghigliottina. Ripartiamo da inverno. Occhi. Occhiali. Occhiali. Ghigliottina. Segui un altro istinto, poetessa, segui un altro istinto, cerchiamo di non dimezzare troppo. Inverno, occhi, adesso. Scegli soffiare o fischiare? Soffiare. Ghigliottina. Si è accesa la campionessa e dai, rimani con questo tipo di istinto, questa modalità. Inverno, occhi, soffiare, adesso. Prendi Juventus o prendi Fiorentina? Juventus. Ghigliottina. Inverno, occhi, soffiare, Fiorentina. Cerchiamo di non dimezzare adesso. Proteggiamo 22.500 euro scegliendo bene subito. Pentola. Padella. Padella. Ghigliottina. Non dimezza la campionessa che con fasi alterne ma si accende e sceglie inverno, occhi, soffiare, Fiorentina, padella, la griglia è pronta, serve una parola che ti farebbe vincere 22.500 euro. Forza, in bocca al lupo Valeria, dai, un minuto. Il tempo se n'è andato, i suoni li conoscete a memoria come noi, alle volte meglio di noi. La campionessa giustamente si è tolta la cuffia, non aspetta, lo sa il rituale, i passi che lo compongono. Inverno, occhi, soffiare, Fiorentina e padella, queste sono le parole, ma che non valgono 22.500 euro se non c'è una parola che si potrà sposare con inverno, occhi, soffiare, Fiorentina, padella. E al di là che abbiate trovato una parola che si sposa con le nostre cinque parole, però... deve essere poi uguale a questa che nella busta, perché alla fine della festa e della fiera ci sono le dottoresse notaie di là. E se la parola non è questa, ha voglia a spiegare. Allora, campionessa, in partenza mi hai detto un po' meno peggio di ieri sera come tensione, come nervosismo. Sono molto più tranquilla. Ho cercato di ragionare più lucidamente, stavolta ero indecisa tra due parole che effettivamente ci stanno abbastanza bene entrambe con... Tutte e due? Sì. Però ce n'è una che mi ispira di più. Quale avevi scelto? Cioè, questa è quella che ha prevalso. Sì, sì. L'altra non ce la dirai o ce la dirai?
L'altra, certo. Allora. La vuoi sapere adesso, l'altra? O prima allora, vuoi vedere inverno, quella? Inverno, occhi, soffiare, fiorentina e padella. Mm-hmm. Qual era la parola che avresti scritto, che non hai scritto? Che non ho scritto è fuoco. Però io ne ho scelta un'altra. Ah, dopo un po', cioè rimuginato sul fuoco, poi? Io ne ho scelta un'altra che è molto simile. Quale delle cinque t'ha acceso? È padella, è anche fiorentina. Padella e fiorentina hanno portato Valeria a scartare fuoco e a scrivere, per 22.500 euro l'hanno portata a scrivere brace, fiorentina e padella. Prego. Allora, dalla padella alla brace. Non si scappa. Quello che sto forse per fare stasera con questa scelta, spero di no. Ah, allora. Cioè che hai buttato per fuoco e hai scritto brace. Dalla padella nella brace. Sì, la fiorentina si cuoce sulla brace, soffiare sulla brace per tenerla viva. Gli occhi di brace, modo di dire se non erro, la brace, insomma, gli occhi che si infiammano. Che mandano dei luccichini. E poi la brace che va a scaldare l'inverno, specie nelle case in cui non c'è altro, non ci sono altri mezzi. Gli autori, per te che sei poetessa, ti dedicano due citazioni straordinarie. Inverno, brace d'inverno, i capelli tuoi dove il mio cuore brucia. Una citazione di Stephen King, di quelle proprio che gli autori, il maestro Giovannini proprio te la regala così, insieme ad occhi di brace. Ma torniamo indietro alla Divina Commedia. Caron dimonio, con occhi di brace, che poi, come dire, con la parola resa più moderna, e occhi di brace. Quindi è inutile che io ti faccia tutta la tiritera, tanto ti vedo già con lo sguardo assente, non di brace. Non ci stai capendo più niente, giustamente. Soffiare sulla brace, noi stiamo per soffiare sulla brace della festa. La fiorentina alla brace, dalla padella noi non cadiamo nella brace, no. Cadiamo nella festa. Se ti giri, guarda, se ti giri, guarda, c'è Andrea già pronta a festeggiare. Bravissima. Quindi, sì, la parola è brace. Brava. Bravissimi, pronti a festeggiare. Bravi. La brace. Viva! Prego, campionessa, distanziati, ma festosi. Grazie! La prudenza non è mai troppa. Allora, Andrea che festeggia di là, come se ci fosse anche Samira. Brace, brace, alla brace. Salute. La cifra, se non credi a me, eccola là. Fantastica. Andrea, vabbè, brindisi in solitaria, però cioè, va bene per va questa serata di festa. Per la campionessa, questo e altro. Sei contenta? Grazie. Sono felicissima! È felicissima! Questa è la prima notizia d'apertura del TG1. La notizia è che Valeria è felicissima, ha vinto 22.500 euro. La parola è brace! Brava! Brace!